Bene ragazzi, bentornati sul canale, sono Fani e rieccoci qui con un altro video per Bosch. Nei video scorsi abbiamo fatto l'unboxing di questo trapano avvitatore con percussione della Bosch GSB18V. L'abbiamo visto nei suoi componenti, l'abbiamo testato sul legno, però questo è un trapano a percussione. Quindi andiamo a testarlo sul muro, sul cemento, sul mattone. Andiamo a vedere come si comporta. Ok, bando alle ciance, facciamo un po' di buchi nel muro. Per i prossimi lavori utilizzeremo delle punte professionali, quindi cos'altro potevo scegliere se non delle punte Bosch Expert, multimateriale. Andremo ad utilizzare queste in accoppiata al trapano Bosch, che quindi direi che meglio di così non si può. Andiamo subito a testarle, andiamo a fare qualche buco nel muro. Il primo lavoretto che facciamo è andare a montare questa lampada di emergenza che ho qui da un po' di anni, non l'ho mai montata, quindi andiamo subito ad approfittarne per testare il trapano. Vi insegno un piccolo trucchetto già che ci siamo. Prendete un po' di nastro carta in corrispondenza dei fori che dovete andare ad applicare. Fate questo movimento qua, appiccicate e poi vi fate un bel segno dove ho fatto il foro. Allora, come vedete, mi sono messo lo scotch di carta sul muro, così ho già i miei riferimenti pronti per fare i fori nel posto giusto senza diventare matto. Ho montato la punta sul mio trapano, modalità percussione, velocità 2, protezioni, DPI e siamo pronti. Adesso vado a montare le mie viti ovviamente sempre col mio trapano Bosch. Ho montato l'inserto PZ2 Bosch Pro, modalità avvitamento, velocità 1 e avvitiamo. Un gioco da ragazzi. Ok, quello era il lavoro che volevo fare da un bel po' di tempo e non l'ho mai fatto. Adesso un'altra cosa che voglio fare da un bel po' di tempo è mettere questi ganci perché devo appendere un po' di roba. Qua sono molto in piccolo, quindi ho bisogno di sfruttare un pochino i muri un po' di più. Quindi alziamo un pochino l'asticella. Adesso abbiamo messo dei Fischer da 5, adesso andremo a mettere dei Fischer un po' più rossi. Useremo una punta da 8 mm, sempre nel muro, quindi andiamo a testarla immediatamente. Tanto qui io nel mio set ho tutte le punte che mi servono. E andiamo a provare questa bellissima punta dell'otto. No. Vi ricordo che comunque il mandrino monta fino a 13 mm, quindi non ho nessun problema a montare una punta del genere. Hai voglia. Niente ragazzi, mia moglie ha sentito il rumore del trapano e non si è lamentata, ma si è ricordata, o meglio, mi ha ricordato che c'è una mensola da montare in casa. Quindi adesso ci spostiamo in casa e vi mostro come anche nell'ambito casalingo si possa usare benissimo questo trapano. Quindi andiamo in casa e montiamo una mensola.
siamo tornati qui sotto. Adesso il trapano mi segnala, come avete visto, come si vede dalla luce arancione, che la batteria è un po' scarica. Controllo anche sull'app, ma comunque, se non avete il telefono a portata di mano, basta cliccare qua dietro. Comunque il LED è molto utile perché vi dà una indicazione al volo dello stato della batteria. Ovviamente funziona ancora benissimo, la potenza non l'ha persa, però la batteria inizia a scaricarsi. Però devo dire che ha lavorato abbastanza, quindi la durata è buona. Ok, adesso io lo utilizzerò ancora per qualche giorno e poi ci rivediamo magari la settimana prossima per le considerazioni finali. Continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, non perdetevi gli altri video.